Ad Arezzo Fiere Congressi si tiene oggi l'Assemblea Generale 2019 di Confindustria Toscana Sud, un'occasione per gli imprenditori dei territori di Arezzo, Grosseto e Siena per fare un bilancio su questo 2019 che si sta per chiudere e per discutere insieme del 2020 che verrà. È abbastanza importante perché stiamo vedendo una serie di cambiamenti a livello globale e quindi siamo un po' preoccupati di quello che sta succedendo e quindi abbiamo dato anche un titolo di tipo deglobalizzazione, perché ormai si sta parlando sempre di più di barriere, da barriere geografiche a barriere anche economiche, quindi con dazi, per noi è importante capire un po' quale sarà il trend dei prossimi anni e quello che succederà nel mondo intorno a noi. Secondo me è un po' ritornare indietro nel tempo, no? Un po' tipo l'Inquisizione durante la religione cattolica, quindi credo sia un momento brutto e spero che passi presto, perché logicamente questo è un motivo di blocco dello sviluppo e non certo di favorire lo sviluppo. Questo credo sia il problema nostro ormai che ci affligge da anni e che penso che è un problema prettamente italiano e particolarmente toscano e particolarmente ancora di più del nostro territorio Toscana Sud, che a livello toscano è forse quello messo peggio. La deglobalizzazione dunque non è un processo irreversibile, si può ancora fare qualcosa? Io penso di sì, credo che ormai, però purtroppo è un momento in cui a livello politico nazionale, internazionale si sta vivendo il mondo in mano a personaggi un po', diciamo, quantomeno opinabili, no? Mettiamo così, che vanno sia da Trump allo stesso Boris Johnson. Credo che sia una politica abbastanza diffusa di fare un passo indietro, e credo sia un grosso errore. Come si chiude questo 2019 per le imprese del territorio di Arezzo, Grosseto e Siena? È molto, molto difficile, credo, perché siccome c'è tanti punti ancora in sospeso, ripeto, dal problema dei dazi al problema dell'Inghilterra con la Brexit, sono ancora tutta una serie di incertezze che non si riesce minimamente a prevedere, quindi che creano sicuramente un dubbio, e quando l'impresa non ha certezze magari non fa gli investimenti, magari non, e quindi questo è sicuramente una negatività. Obiettivi di Confindustria Toscana Sud per il 2020? Quello è di continuare a far sì che le nostre imprese possano avere un supporto dalla nostra associazione e di essere abbastanza, credo, spero, incisivi anche durante la campagna elettorale del nuovo presidente toscano, che possa portare un cambio di passo che negli ultimi anni purtroppo non si è visto. Ci deve portare anzitutto a diverse riflessioni. Innanzitutto il fatto che, appunto, la globalizzazione, ovviamente viviamo nella globalizzazione, però è importante anche riacquistare la dimensione più locale, più nazionale, e per incidere meglio nelle nostre azioni. Quindi lavorare in un ambito globale, però avendo un occhio e dei piedi fortemente radicati nell'ambito locale nostro, perché ci può permettere di essere molto più incisivi nelle nostre azioni. Come si chiude quest'anno rispetto ai pronostici della fine del 2018? Ma quest'anno si chiude un po' in maniera, diciamo, contrastata, perché l'anno 2019, appunto, non fa prevedere delle buone cose per il 2020, purtroppo. Quindi fa sì che in questo periodo dobbiamo utilizzare questo periodo proprio per programmare le attività bene per il prossimo anno, per far sì che riusciamo a invertire la crescita, a invertire la tendenza nel brevissimo periodo. Indubbiamente si rivela molto diversa, perché chiaramente questo discorso della tassazione non giova a nessuno, ovviamente crea differenze fra stati, ovviamente importazione e esportazione, che chiaramente non tranquillizza ovviamente il commercio, quindi non tranquillizza le aziende. Questo chiaramente bisogna un attimino fare un attimino attenzione su questo e ribaltare ovviamente il valore, il vantaggio che noi possiamo fare sulle creatività, l'innovazione che noi italiani abbiamo, e su questo bisogna, gli imprenditori per primo, su questo cambio ovviamente di digitalizzazione, questo cambio ovviamente delle tecnologie che avvengono all'interno dei prodotti stessi, si sia primi a portarli, in modo tale che queste differenze ci sono comunque, sono pagate anche da chi le vuole, perché non ci sono nel mondo. Quindi quello, la bellezza e quello che possiamo fare oggi in Italia con la nostra creatività, da nessun'altra parte del mondo si può fare. È
ecco, è stato un anno importante anche per il Digital Innovation Hub per quanto riguarda il territorio toscano. Sì, ecco, per quanto riguarda, io sono presidente del Digital Innovation Hub, io tra l'altro sono domani l'altro lì in regione e sto lavorando in un modo forte per far capire che sta cambiando questo mondo. Considerate che, ripeto, nei prossimi 15 anni, dal 2010 al 2015, ci saranno due rivoluzioni industriali, quando prima si aveva 100 anni di tempo per capirle dall'una all'altra. Quindi questo porta ovviamente a una velocità di cambiamento del prodotto, al di là dei processi produttivi, ma soprattutto del prodotto per poter stare nel mercato. E questo, come dice Innovation Hub, come Artes 4.0 con l'Università Sant'Anna e altre università toscane, si cerca di far capire all'imprenditore che la prima cosa da fare è prendere in mano il proprio prodotto e renderlo digitale per il futuro. Tanto un bilancio estremamente positivo per Confindustria Toscana Sud da un punto di vista non solo numerico di bilanci, con la chiusura e approvazione del 2018, ma con una conferma anche per il 2019 di grandi risultati di aggregazione, di erogazione di servizi qualificati per le imprese non solo associate a Confindustria e un clima importante di coesione intorno a questa fusione. Siamo passati da una logica dell'appartenenza singola alla provincia alla logica del noi inteso come territorio allargato, e questo ci ha consentito di fare bei risultati, ma soprattutto di coinvolgere imprese grandi e piccole in questo progetto di rappresentanza estremamente importante. Presidente Macri, Estra ha raggiunto risultati importanti nel 2019 anche in collaborazione con Confindustria. Sì, partecipiamo attivamente a Confindustria, crediamo sia un punto di riferimento rilevante, noi cerchiamo di dare un contributo nello sviluppo di una nuova economia dei servizi pubblici. Fino a qualche anno fa era un elemento frenante la parte dei servizi pubblici, un elemento quasi difensivo della parte pubblica, oggi è un motivo e motore di nuovo sviluppo se organizzato in maniera differente rispetto alle impostazioni di 20 anni fa. Noi abbiamo da tempo lanciato il progetto Multi Utility per integrare il più possibile tutti i servizi pubblici e parapubblici che sono strumentali allo sviluppo anche del tessuto imprenditoriale. Immaginiamo le smart city che tutto dovranno connettere e collegare, quindi mettersi a disposizione proprio come commodity a tutto il sistema delle imprese della Toscana. In questo senso Estra può svolgere un ruolo fondamentale e le associazioni devono fare da collante e da stimolo per una nuova economia che può garantire tre cose importanti: sviluppo economico, responsabilità sociale e anche una, come dire, una nuova economia al servizio degli imprenditori. Sicuramente il 2019 è stato un anno abbastanza positivo sia per quanto riguarda le aziende in generale, ma in particolare per il settore meccanico. Questo dobbiamo anche spiegarlo in funzione della 4.0, che ha dato una grande opportunità perché le aziende potessero in qualche maniera modernizzarsi, ridurre i propri costi e dare la possibilità di essere più competitivi nel mondo. Quindi questo ci auguriamo che nel 2020 possa continuare ancora, perché come abbiamo detto la digitalizzazione delle aziende è il futuro e ci darà la possibilità di essere più competitivi noi italiani, che abbiamo una tassazione fuori da ogni logica, fuori da ogni da ogni logica, ha detto bene. Esattamente. Quindi auguriamoci che la situazione possa continuare così, come il 19 sembra sia un anno che si chiude abbastanza bene. La situazione è sempre molto complicata, io devo fare un plauso ai nostri imprenditori in generale, anche evidentemente agli imprenditori del settore manifatturiero, che è ancora trainante sui nostri territori, per come stanno gestendo questa fase molto complessa. È una fase di rallentamento globale che si riverbera anche sul nostro sistema economico della Toscana del Sud. L'export è in rallentamento, salvo il comparto dell'oreficeria, dove però c'è il fattore dell'aumento del prezzo dell'oro che condiziona il dato positivo, per il resto è in rallentamento, quindi uno scenario complicato, però vedo
molta tenacia, molta voglia di fare, molta voglia di rintraprendere nei nostri grandi imprenditori che sono pronti a scommettere per esempio sul digitale, sull'innovazione, sulla frontiera tecnologica. Quindi il mio è un plauso sincero a questi imprenditori che tutti i giorni si mettono in gioco su un mercato sempre più competitivo. Per Ancia Arezzo è stato un anno importante e tanti gli obiettivi raggiunti. Anche quest'anno fortunatamente sono stati rinnovati gli incentivi, uno per tutti l'ipotesi del 90% sul bonus facciate, è un incentivo fondamentale per l'economia dell'edilizia. In questi anni questi incentivi hanno fatto sì che l'edilizia, soprattutto nel settore privato, si sia mantenuta viva grazie a questi incentivi. Quindi ben vengano questa tipologia di incentivi per tutto il settore. Io sono convinto che l'unica soluzione per poter bloccare o modificare questo processo è la coesione tra di noi. Cosa significa? Come hanno detto benissimo anche il Presidente oggi nella parte privata, è una cosa interessante la nostra fusione che ci rafforza e che ci permette anche di avere poi un peso maggiore anche per contrastare quelli che sono gli aspetti negativi di questo processo. Per il 2020 i vostri obiettivi? Allora, noi siamo Electroelsa, costruttori di strutture per l'elevazione, siamo leader in Italia e noi stiamo facendo tantissimo per incrementare quello che è l'aspetto del mercato, specialmente sudamericano, americano, le nuove zone, diciamo, i nuovi ricchi, diciamo, i paesi ricchi nuovi, insomma, quelli che hanno il litio, quindi hanno il nuovo petrolio, quindi stiamo lavorando molto su questo. Perfetto, quindi aprirvi nuovi mercati ed essere sempre più competitivi. Certo, sì, cerchiamo sempre nuovi mercati, siamo presenti in 90 paesi di tutto il mondo, quindi cerchiamo di fare quello che ovviamente segue il mercato, che in Italia ovviamente ha il suo ranking, ma insomma noi puntiamo a questo. Sono convinto che siamo nell'ordine giusto e nel momento esatto per impegnarsi come aziende proprio nella direzione che ancora per noi ha un fine molto lontano. Con i vari presidenti delle tre province ci siamo coordinati, io credo che il bello deve venire e il momento per noi è positivo, lo vedo positivo, poi le difficoltà saranno tante, però il momento è positivo e siamo all'altezza di questa situazione che si presenta nel mercato. Anche Monnalisa chiude un 2019 estremamente positivo. Per il 2020 quali sono i prossimi passi avanti da fare? Per ora dentro l'azienda siamo arrivati a 50 negozi aperti da noi in 3 anni e quindi stiamo facendo delle cose completamente diverse da quelle che avevamo fatto nei 50 anni precedenti di azienda, ma ci sentiamo giovani in questo modo e sono convinto che si supereranno anche le difficoltà del momento e le difficoltà future, ho fiducia. Il gruppo Giovani Imprenditori della delegazione di Arezzo è sempre molto attivo con tante attività, tante iniziative per reclutare sempre nuovi giovani imprenditori del territorio. Sì, abbiamo appena concluso la terza edizione di Orientato, volta a creare, a costruire questo collegamento che è sempre più necessario tra i giovani che escono dalle nostre scuole, che devono scegliere il percorso universitario, che devono scegliere come continuare la loro formazione ed il mondo del lavoro. Abbiamo voluto raccontare quali sono le competenze specifiche che servono alle nostre aziende. Stiamo attraversando, lo vediamo anche a livello nazionale, momenti di grande incertezza. Anche nell'assemblea, nella nostra parte privata di stamani ci siamo raccontati che c'è sempre più bisogno di innovazione, sempre più bisogno di competenze digitali, sempre più bisogno di coraggio e di iniziativa imprenditoriale. Di giovani è proprio questa visione che vogliono portare, soprattutto nel mio gruppo di Arezzo, guardo i miei ragazzi, ci sono diversi imprenditori di prima generazione che stanno mettendo in gioco il loro futuro per creare nuove iniziative imprenditoriali, soprattutto nel campo dell'innovazione. Thank you.